Cleopine e Corina, questo è un dialogo di partigiane. Un altro. Non scandalizzatevi, eh. Clonario e Elena. Delle belle note si sentono su di te, Elena. Che megilla di lesbo la ricorda, ti ama come un uomo che è stato insieme a fare non so cosa tra di voi. Che succede? Sei arrossita? Solo dimmi, è vero? È vero, clonario, a me me ne vergogno. Perché è una cosa un po' strana. Ah, ma sì, ma che faccenda è questa? Cosa vuole quella donna? Ma cosa vuoi che fate quando siete insieme, vedi? Non vuoi bene, altrimenti non mi intenderesti nascoste quelle cose del genere. Sì che ti voglio bene, più che qualsiasi altra, ma quella donna là è tremendamente virile. Ah, non capisco cos'è che dice, a meno che lei non sia, per caso, una che va a donne. Dico infatti che a lesbo ci sono donne così, mascoline, che con gli uomini non vogliono starci, e sono loro invece ad avvicinare le donne come uomini. Qualcosa del genere. Allora, Elena, proprio questo voglio che mi racconti. Come ci ha provato all'inizio? Com'è che ti sei lasciata convincere? E via di seguito. Avevano combinato una festicciola, lei de Monas di Corinto, ricca anche quella, col Devin Art di Magilla. Mi aveva preso perché suonassi la cetra per loro. Ma dopo che finì di suonare, ed era molto tardi, bisognava andare a dormire, e quelle erano ubriache, Megilla disse, vai, su via, Elena. Ormai, sebbene sarebbe bene andare a letto, dormi qui tra noi due e mezzo. E tu ci hai dormito, e poi cosa è successo? Da principio mi baciavano come uomini, non solo così accostando le labbra, ma bocca dischiusa, mi abbracciavano, mi prendevano il seno, di Monassa, poi mi mordicchiava anche in mezzo i baci, e non riuscivo a farmi un'idea di che faccenda fosse quella.